Alessandra, so che interrompere un pugile durante la ripresa non è una cosa saggia, ma lo faccio. Rischio. Vederti muovere è uno spettacolo. Da quando hai iniziato? Grazie mille, innanzitutto. Sì, ormai sono quasi 6 anni. Quest'autunno dovrebbero essere 6 anni. Sono 6 anni che mi alleno qua, solamente in questa palestra, col maestro Roberto e recentemente... Come ci sei arrivata? Perché hai scelto il pugilato? L'ho scelto perché, praticamente, è un po' di famiglia. Nel senso che mio padre, da piccolo, aveva fatto anche lui 4-5 anni di pugilato, ci raccontava le storie. Ti è piaciuta? Quindi noi, fin da piccoli, sia io che mio fratello, siamo rimasti affascinati da questa cosa qua. Ci guardavamo sempre i match in televisione e allora un giorno mi è girato così. È stato un pochino difficile da accettare per i miei genitori, essendo ragazza, ma... Ma adesso sono contento. Ormai quindi. Sono 6 anni che sono rassegnati. Okay. Prima volta su ring quando è stato? E con che risultato? Avevo 17 anni, poco meno di un anno che mi allenavo e se non erro era stata una vittoria, era un light. Ok, il tuo obiettivo qual è? Il mio obiettivo è diventare più forte possibile e al momento sto cercando in ogni modo di entrare nel mondo della box professionistica. In cosa ci vuole? Cosa serve? In tante discipline, intanto quelli dei motori ad esempio servono anche tanti soldi, qua invece serve solo tanto sudore. No, qua i soldi è uno dei pochi sport esatto. In cui non sono assolutamente necessari, ma serve sicuramente molta disciplina e costanza più che altro. Molte persone che hanno magari più talento ma meno costanza sono meno portate. Insomma, okay. La costanza è la cosa più fondamentale nella mia. C'è qualcosa che non ti piace dell'allenamento del mondo del pugilato, inteso da preparazione fisica fino al combattimento? C'è un qualcosa che non ti piace? La parte del taglio di peso, immagino, come sì, molti pugili, è la parte più difficile, siccome ogni tanto succede che dobbiamo fare dei tagli significativi, è molto tassante sul corpo. Ma come sul fate corpo a rimanere forti perdendo peso? Perché so che nell'ultima settimana sono proprio delle cose drastiche, sì. Ma come fate a mantenere la tempra, quella forza fisica? Quella molto molto molto, l'80% del lavoro è di testa, quello c'è poco da fare, se non sei con la testa concentrata al lavoro non avrai mai la resistenza, la forza necessaria a reggere questi tipi di allenamenti, magari anche 2-3 volte al giorno a seconda delle preparazioni, ma generalmente insomma è tutta grinta, quella okay. Settimana lì è veramente tutta grinta. Con qualcos'altro? Con qualcos'altro sì, nel senso no, che... dico con la grinta, cioè... Sì, con la grinta perché il cibo scarseggia, okay. Insomma. Perché il pugilato, come diceva Roberto prima, non è solo forza, anzi, la forza arriva. È molto, molto nervo, come dice lui, è molto grinta e voglia di fare. Va bene, il tuo avversario è qua, ti aspetta, vai avanti, mi ho fermato, ti mancava 1 minuto e 44, non fare la furba. No. Ciao Camilla. So che sei un leone in gabbia oggi perché non riesci ad allenarti come dovresti. Sì, esatto. Pugile, sei già pro o no? Stai diventando? Sto per diventare pro, poi sfortunatamente dopo un bellissimo match in Francia mi si è sblossata la clavicola, quindi... Match che è andato come? Bene. Bene, vinto? Box o kick? So che fai anche kickboxing tu. Kick ho iniziato da poco, più che altro per compensare la mancanza di allenamento della parte superiore, quindi... Okay. Ho allenato di più le gambe. Quale ti piace di due? Quale ti piace di più dei due? Sono due mondi completamente diversi, però il pugilato è la mia passione. Cioè proprio non avrei mai detto che avrei iniziato a farlo, ho iniziato per caso, perché sono arrivata in palestra per fare riabilitazione e poi mi sono appassionata talmente tanto che ho iniziato a combattere e a venire ad allenarmi tutti i giorni. Quando hai capito che eri portata, che potevi diventare forte? Mai, no, nel senso che sicuramente questo sport mi ha dato tanta sicurezza, però comunque ancora adesso
dubito spesso delle mie capacità e anche durante i match diciamo che la parte più difficile non è tanto quella fisica quanto quella mentale. Mentale, questo è un aspetto che sto vedendo, no? Io non ho esperienza zero, più vedo che l'aspetto mentale, spesso mi dicono gli istruttori, Roberto, Luca, sei stanco, fisicamente no, però la testa mi blocca, no? Per certo. Cui capisco quello che certo. vuoi dire, ma c'è un modo per ovviare a questo aspetto secondo te? Su cosa stai lavorando? Secondo me la preparazione è sia mentale che fisica. È importantissima la parte mentale e quindi c'è bisogno anche di tanto dialogo col proprio maestro e su questo abbiamo lavorato tanto io e Roberto e negli anni le cose sono migliorate sempre di più, c'è bisogno di tanta complicità okay. perché buona parte dell'incontro la fa anche l'angolo. È importantissimo questo okay. e il tuo allenatore sicuramente ti aiuta tantissimo a gestire l'ansia piuttosto che a momenti di buio o altro. Va bene, senti, perché consiglieresti il pugilato anche a una ragazza? A parte la questione fisica che ovviamente è un allenamento completo, come ho detto prima, il pugilato dà tanta sicurezza e sicuramente ti fa crescere come persona, ti dà disciplina, ti dà tante cose che forse in altri sport vengono un po' sottovalutate. Anche consapevolezza, no? Consapevolezza, del tuo stato. Fantastico, Camille, in bocca al lupo. Grazie. Dacci dentro, eh? Grazie. Ciao. Paul, ci spieghi come vedi quel sacco lì? Come lo vedi? Questa palla qui, come fai a vederla? Se guardi là, come fai a vederla? Principalmente mi baso sulla visione periferica. Ok, per cui vuol dire guardare con la parte con questa parte dell'occhio. Ok. Ovviamente non la vedi sempre, quindi comunque vai un po' intuito. Ok. Vai quanto va la palla, la velocità e comunque a quanto hai visto che andava prima. Ok. Senti, tu sei fratello di Alessandra, no? Sono fratello dell'Alessandra. Lei mi diceva che hanno avuto un po' di timore i vostri genitori quando lei ha manifestato la volontà, l'idea di far pugilato. Con te quel problema non ci sarà stato, immagino. E invece sì. Anche con te? Anche con me, perché lei è femmina ma è la più grande. Ah, ok. Io invece sono più piccolo. Comunque hanno avuto più facilità, visto che c'era già lei già da un po', quindi l'hanno accettato un po' più velocemente. Okay. Anche il fatto di fare incontri. Senti, cosa provi quando vedi lei sul ring? Quando vedo lei? Felicità. Sei perché contento. So che gli piace farlo e sono felice per lei. Ok. Comunque c'è l'ansia che c'è. L'ansia ce l'ha, immagino. Come se salissi io. Senti, vi allenate mai insieme voi due? Fate mai... Sì, ci veniamo insieme, ci veniamo. Com'è la situazione? Com'è lei? Tosta? Fa il culo di brutto. Mi fa il culo. Ma di brutto? Ma di brutto. Non ci posso fare niente. Qual è la cosa che vorresti copiare di Alessandra? Cos'è che ha in più? La cattiveria e la freddezza con cui riesce a fare le cose. La quale io non ho. Non è ancora? Non ho ancora acquisito. Ma come fa a avere il coraggio di menare il fratello più piccolo? Non si fa. Non si fa. Sono cose che ormai sono abituato. So che devi andare sul ring. Non me le chiedo più ormai certe cose. Va bene. Ci vediamo sul ring poi. Certo. Complimenti. Grazie. Luca, il ring per il fighter, per il pugile, per il combattente è il segno dell'inizio delle ostilità. È il segno che comincia, che comincia tutto, cioè nel senso che adesso abbiamo... No, scherzato non si scherza mai, però ci siamo preparati, in teoria abbiamo fatto tutta la preparazione, che dura a volte, i camp possono durare 2, 3 mesi, 4 mesi di preparazione, a volte anche meno a seconda di quanto sei a ridosso del match. E poi è il momento della verità, bisogna vedere se quello che hai provato in allenamento funziona oppure no. La cosa bella è che quando sali qua sopra sei da solo, ma c'è l'angelo custode dietro, che è il tuo secondo, che è quello che ti dà un po' di strategia, un po' di tattica prima e dopo e durante. Io oggi avrò la fortuna di avere un secondo d'eccezione che è Amedeo, che è un caro amico e poi insomma mi fido di lui ciecamente, quindi sono sicuro che non mi farà fare del male, che questa è la cosa principale. Andremo a fare qualche ripresa, avrò il piacere di incrociare con dei ragazzi veramente bravi, Luca è già pronto, agguerritissimo, adesso Amedeo mi prepara, la preparazione solitamente nelle fasi pre-match è questa, si mette un po' di vasellina per far sì che il colpo scivoli via un po', sì, un pochettino, per prevenire un po' i tagli più che altro, eccetera. Andiamo per la preparazione. Dopodiché andremo a respirare un pochino per ossigenarci bene prima di partire, questa è un po' come la fase del trucco, no? Il make-up, che insomma se uno è molto... al tatto delicato come lui è anche un piacere farselo fare. Allora, spiega tu quali sono i punti che andiamo a trattare. Poi ognuno ha il suo metodo, eh. Vabbè, io certo, noi abbiamo questo. Prima di tutto le sopracciglia. Bisogna stare ancora più attenti perché è estate, quindi con sudore si tende a perdere la vasellina. Cioè adesso è una sessione di sparring, allora la mettiamo
proprio negli attimi prima. Se fosse un match l'avremmo già messa almeno una o due volte durante la parte di play atletica nel riscaldamento, in modo che la pelle comunque si ammorbidisca, soprattutto nei casi di un pro che combatte senza il caschetto. Però anche col casco c'è il rischio di aprirsi il sopracciglio. Sì, comunque hai la parte alta libera, comunque poi il casco un po' si muove. Quindi io vado a fare sempre la fronte, comunque perché sono abituato anche con i pro, eccetera. Le sopracciglia, come abbiamo detto, gli zigomi, ok? Perché sono. Lui ce li ha poco sporgenti, fortunato. Ce l'ho in dentro. Però ci sono dei ragazzi, sì, no, veramente, ce l'hai molto in dentro, ma ci sono dei ragazzi che ce l'hanno molto in fuori, quindi basta veramente poco. Non è un bene, insomma. Non è un bene, è meglio averceli in dentro, anch'io ce l'ho in dentro. È una fortuna. E poi vabbè, lui ha la barba, quindi sul mento è un po' più difficile, ma l'altra cosa molto importante è il naso, la punta del naso, si ruota appena schiacciamo. Si va a schiacciare e a scaldare. A scaldare perché? Perché vai a scaldare, non tanto per la vasellina, scaldi la cartilagine. Ok. Previeni un pochino, sì. E vai comunque un po' a scaldare qua. Io già quando la metto, vedi, la metto sul palmo della mano in modo che comunque prenda un po' di calore. Adesso siamo a luglio, quindi fa già abbastanza caldo. Fa già abbastanza caldo, ma fossimo a gennaio, fai più fatica anche a stenderla. Certo. Ok, la ripasso un attimo nel sopracciglio. Per chi era scocciccata? Per Bond. No, è quello. Scocciccata che dove va? Lo scotch è per sul chiudere. Bendaggi? Sì, bendaggi. No, per no, chiudere per i guantoni. Ah, ok. Per chiudere i guantoni. E poi vado anche se la barba, vado a passare comunque per fare una cosa ben fatta, a passare comunque il mento, che è il tallone d'Achille di ogni pugile. Speriamo di non venire colpite lì, sennò dura pochissimo. Sennò facciamo presto. Facciamo presto, spara che dura sei poco. Debole di mento? No, tutti. Non è questione di essere. Lui ha detto io scusa, l'ho negato. No, 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 è proprio. È il centro. C'è lì, bam. Colpalmente è finito tutto. Buono. Sì, sì, fegato e mento, diciamo che sono le due cose che cerchiamo di proteggere. Fegato e mento sono. Si va giù come le pere. Ecco, diciamo. Anche la milza, però la milza ti toglie più. Sai che ho male solo a sentirvi parlare. Hai detto fegato, ho fatto. Tu sappi che questa cosa in teoria dovresti farla tu al posto mio. Vabbè, ma ci arriverò. Due o tre anni. Grazie a me. Adesso mettiamo il caschetto. Vai. Questa è una cosa che di solito fa il coach, però il coach in questo momento mi ha abbandonato. Non è posso se ne è andato, si sta pulendo, adesso vengo a farmelo chiudere, anzi viene lui a chiudermelo. Poi metteremo i guanti, anzi la cosa particolare che adesso andiamo a spiegare a me, che non usiamo gli stessi guanti che abbiamo usato prima. Perché no? Perché? Uno comunque usando i guanti. Mai usare i guanti da sparring per il sacco, perché comunque vai a schiacciarli. Okay. Nonostante per il sacco, per le passate, eccetera, vai a schiacciarli. Troppo stretto va bene. Mi sei strozzando, per il resto non è troppo stretto. Allora aspetta che lo alziamo un po' dietro perché sono sicuro. Ma c'è poca roba attaccata sul casco. Cioè, sei completamente scoperto. Beh, no, in realtà stiamo proteggendo le zone più pericolose. La palla fronte per le testate e le orecchie che vai ad ammortizzare, esatto, i colpi per i timpani. Poi per il resto le protegge prende un po' la parte dietro in caso di concussione cerebrale, eccetera. Che faccio i miracoli caschetti. E ora mettiamo i guanti. Vai. Puncia. Io c'ho un rito, questo prima è il sinistro sempre, ora non so questo qual è. Sinistro. È il sinistro, è fantastico. Ok. Secondo. Sì, sono dentro, vai. Scusa. Ti viene da ridere. Sì, perché hai detto sono dentro. Non è l'unica volta in cui lo dici sono dentro. No, no, diciamo che la box ha un sacco a che fare con me. Sì, perché, sì, tesoro, sono. Sì, perché sono. Siamo dentro. Sì, ma se te lo chiedono, cioè. Quello è grave. Sei dentro, sì, allora. È il coach a volte che dice, ma sei dentro, ma. Va bene. Dovresti essere teso invece di sparare a cazzate. In teoria. No, ma in realtà sono molto teso perché Luca è fortissimo. Ha combattuto anche contro uno dei miei allievi e ha anche vinto, tra l'altro. Per cui so con chi ha combattuto? Contro Mattia, ha fatto un match con Mattia, poi hanno già lavorato un sacco di volte insieme. Conosco bene Luca, so come si muove, però so che mi sorprenderà e so che quando accorcia è pericoloso, quindi devo cercare di tenere una distanza, vero? Ecco, distante è morbido perché farci a botte con Luca Esposito. Meglio di no. Io eviterei di farci a botte, poi sai, devi imparare a interpretare ogni pugile, no? Quindi non è che siamo. Non sono tutti uguali. Quindi lui è brevilineo, come vedi, ha le braccia non troppo lunghe, però con quel baricentro basso lì se ti accorcia ti fa male, quindi. Va bene. Però sta sorridendo. Cioè, il maestro Roberto sta sorridendo anche lui e questo mi preoccupa tantissimo. No. Perché quando lui sorride sono cazzi, ragazzi. Sono tre riprese, fai. Tre riprese da tre. No, no, che tre riprese da tre, non lo so, ora vediamo, ora saliamo. Va bene. Vediamo quanto dura il piatto. Ok. Puoi partire! Vai! Vai! Posso? Via!
Scusa, la gamba destra non lo taglia. Come viene a tagliare, ma guarda che sotto Luca, eh? Che abbiamo fatto oggi? Quando lo mangi a vuoto tocca a te, eh? Cosa la gamba destra Luca, eh? Fatti lavorare nell'angolo, poi giravelo, eh? Non vai via, non andare dritto perché se no ti dici che stai a luce. Allora, voglio sempre tagliarlo. Hai? Bravo Luca. 20 secondi ancora, via. Spostati dai colpi Luca, mi raccomando. Abbassa la testa quando arriva e rimai sotto, eh. Secondi, vai. Stop. Tempo. Vieni Luca. Quindi lui è un torello, no? Abbassa, viene avanti e ti taglia un sacco la strada. Infatti Amedeo mi diceva sempre di non stargli davanti. Sentiamo, spiegaglielo tu perché io devo recuperare. Vai, sì. Spiega un attimo. Di andare via tagliando. Vai, tanto io vado. Spiegagli sta cosa. Non andare mai via in linea retta, perché se vai via in linea retta con uno che ti sa tagliare la strada, accorciare, eccetera, fai il suo gioco. Lui non vede l'ora che tu vada via così. Perché ti taglia, con la gamba, ti taglia con la gamba destra, cambia linea e ti anticipa. Invece quando vai via devi riuscire a cambiare sempre. Stessa cosa, Luca? Perché anche là lei è abbastanza impostata a quello. Occhio che cambia tanto linea, cambia tanto linea, cambia tanto guardia. Lavora col jab e torna alto col braccio. Guarda che so giocare con la mano, braccio. Allo stretto. Quando ti viene così che anticipa, prova a cambiare guardia e andare via. Quando ti viene solo via. Esatto, senza andare via. Faccio il taglio, senza buttarci la testa. Leva la testa prima per dire cose, Non accettare lo scambio perché è più cattiva lei di Luca. Dai, che un minuto è andato, Luca, vai. Usa il tronco, usa il tronco. Non dare riferimento, bravo. Piede sinistro. Tienila lì, tienila lì. Mani Luca, non stare passivo. Dai, sulle mani, giù la testa. Esci con la gamba destra, esci con la gamba destra. Dai. Lunga. Dieci. Sulle mani, muovi le gambe. Tempo! Bravi, bravi! Luca, superata! Quando gli incivi di tagliare con la gamba destra, mi fai vedere esattamente cosa intendi? Più di una volta, no? Ho sentito dire taglia con la gamba destra. Con la tagliare con la gamba destra. Ok, tu sei quello che volevi che facesse lui, ok? E lo fa lui. Ok, no, infatti. Perché però quando taglia, quando mette questo fa male. Ok. Infatti lo faceva dentro.
quando adesso lo sta facendo, carica ancora. Ma lo fa anche tanto lei. Ok. E poi dopo questo metti il montante. Cioè ti fai la strada, fai venire l'avversario e chiudi. Grazie Ron, grazie. Guarda questo schifo. Anche in Italia, Ale, mi raccomando. Spallate i colpi, eh? Usate bene le spalle. È malata a vuoto, rimetti subito, Ale, eh? Taglia Luca, sulle mani Ale e parti subito, vai. Fluida, respira col naso Luca, facci sotto i colpi, eh. Appena appena il passo un po' più lungo qua. Per il secondo. Infatti ora inizia. Ora inizia un po' di tempo. Ale, veloce. Eccolo lì, bravissimo, vai. Apri la spalla. Spalla. Ah, vale, subito dall'altra parte con l'incrocio, vai! Così, bravissimo! 11 secondi, dai! Corpo a corpo, vai, 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 pestarsi bene, via, 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 veloci! Colpire, colpire, Luca, vai, colpisci, 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 dai, 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 due! Stop! Dai! Accorcia con la gamba destra, uscendo laterale, eh? Oh sì, bravissimo, vai. Leggero, leggero, eh? Occhio al gancio, al diretto sinistro e al gancio sinistro, eh? Guarda, hai visto? Che bello che lo muovi. Ah, attenta alla gamba destra, è un po' lunga. Vai a destra. Provo a tagliare. Bravissimi. Bravo, bravo. Due mani, uno, due, poi messo. Vai sotto con le mani basse, Paola, eh. Visto? Cioè vai sotto con le mani alte, scusa. Vedi che però vai sotto, lui ti prende sempre. Veloce come un gatto. Un minutino. Vedetevi il fiato, forza! Ricordati i piedi, punta le piedi, gira il bacino sul giallo. Rusta la vita per il vai. Bravissimo, rimetti quando per quando parte, eh! Stretto, stretto, non ci sta la via, c'è tanto spazio, eh! 30 secondi! A mio via Paolo vai sotto e accorcia la distanza, eh! A mio via! Via, attacca, forza la distanza, vai, ta 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 ta, ora indietro, via, ok, vai, 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 bondo, 10, bravo, po', 3 secondi, stop, bravi. Aspetta, oh, la prima puntata l'hai portata a casa. Prima puntata l'abbiamo portata a casa. Il gong segnala che sono finita l'ostilità. Devo dire la verità, che il suono della campana non è mai stato così amico. Allora, questo ragazzi è uno degli sport più belli del mondo. Anzi, forse lo sport più bello del mondo. E avere la fortuna, aspetta, guarda l'ossigeno. Vai, 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 più bello così. Avere la fortuna di poterlo, poterlo fare insieme a dei ragazzi che, oltre che dei grandissimi atleti, perché Luca, Ale, Paul, Cami, che è lì, ma poi tutti gli altri ragazzi, loro sono veramente... Sono dei ragazzi che hanno un cuore enorme perché tutti quanti studiano, lavorano, fanno dell'altro e poi si spaccano il culo, si può dire, no? Si spaccano il culo.
qui in palestra, sotto la guida di un grande maestro che guarda a sinistra, mia, Amedeo, che oltre ad essere un coach formidabile è anche un amico carissimo. Insomma, questa è una famiglia, si vede poi sul ring, no? I ragazzi come lavorano uno per migliorare l'altro. Io credo che il nostro primo contatto con il mondo degli sport a contatto sia stato eccezionale. Ora però mi devi dire tu se vuoi, che, l'esame, bravo, bravo. Se vuoi che questa cosa vada avanti oppure no. Questa cosa deve, tu non hai capito con chi hai a che fare, cioè io non mollo finché non mi mettono. Sì, io vorrei però prendersi tu le botte che ho preso io stasera. Perché... so, magari ci arrivo, hai passato l'esame, bravo. Grazie, il suo è portarla. Allora, questa notte si chiude qua, dai. Va notte bene. Da orbi, ragazzi, puntata notte 1. Da orbi. Aria bastarda! Grazie Roberto, grazie a tutti i tuoi ragazzi, ci vediamo presto, continuate così. Grazie Pascal, ci vediamo alla prossima, notte da orbi comincia adesso. Non è finita la prima puntata, inizia adesso. Ora. Grande Ale, grazie ragazzi. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ora mi fate